state bene, sì. Non so come starete dopo, appunto. Ancora qui, dopo che succederà. Allora, la mia relazione è su aspetti linguistici della ricostruzione di conversazione. Allora, io so bene, per esperienza diretta e per molto sentito dire, quanta fame e sete c'è da parte di studenti e da parte di insegnanti della grammatica. E vorrei dire che la ricostruzione di conversazione è un'attività di presentazione di lingua orale in cui si fa molta grammatica, che è proprio principalmente deputata all'apprendimento e alla riflessione sulla grammatica. Quindi a questa fame e sete di grammatica risponde, è una delle attività ovviamente, ma è un'attività notevole. E quindi molto evangelicamente la ricostruzione di conversazione dà da mangiare agli affamati e da bere agli assetati. Allora, io vorrei mostrarvi alcune esperienze personali che ho avuto con alcuni testi, alcuni brani che ho svolto in attività di ricostruzione di conversazione, però prima, un attimo, vorrei fare qualche puntualizzazione sul concetto di grammatica. Non so quanti di voi c'erano lo scorso anno al parallelo seminario di aprile, dove, ecco, nella relazione che io ho svolto in quel seminario, io ho parlato, concentrato l'attenzione sulla grammatica in particolare, e così in quella relazione io cercavo di sottolineare come molto spesso si ha una concezione molto riduttiva della grammatica. In questi ultimi anni, devo dire, di meno a livello teorico, a livello di studi teorici, di alto livello però, a livello di prassi didattica e di redazione di testi anche per la didattica, se ne continua ad avere una concezione molto riduttiva. E, per meglio dire, una concezione contraddittoria, inerentemente contraddittoria, che quindi produce degli equivoci. Cioè, da una parte, la grammatica viene vista, viene definita come l'insieme delle regolarità di una lingua. Quindi imparare la grammatica, si studia la grammatica proprio per imparare le regole di costruzione che ci permettono di costruire frasi, enunciati, testi in quella lingua. Dall'altra parte però si tende, tradizionalmente si è teso e tuttora si continua a tendere, almeno in larghissimi settori della prassi didattica, a identificare la grammatica con la morfosintassi. Quindi grammatica è morfologia e sintassi, tant'è vero che nel modo comune e corrente di parlare si dice lessico, grammatica e fonologia, per esempio, e altre cose. Quindi la grammatica è la morfosintassi. Allora, se da una parte noi diciamo che la grammatica è l'insieme delle regolarità di una lingua e dall'altra parte identifichiamo la grammatica con la morfosintassi, è come dire che solo nella morfosintassi si hanno regolarità. E l'anno scorso cercavo di così sottolineare, mi premeva sottolineare, come la grammatica è certo anche morfosintassi, ma molto di più della morfosintassi. Per esempio, grammatica non è soltanto la concordanza del participio passato nelle forme composte del verbo col pronome diretto di terza persona, lo, la, di, le. Non è soltanto che è un fatto ovviamente morfosintattico, non è soltanto il fatto che purché regga il congiuntivo, che è ovviamente un fatto morfosintattico, ma per esempio, chi c'era l'anno scorso lo ricorda,
quella frase in cui dobbiamo cercare il nucleo fonologico. Sapete cos'è il nucleo fonologico? In questi giorni è stato, cioè il contorno, quello che poi presiede, quell'elemento della fonologia che presiede al contorno melodico dell'enunciato. Io invece a 9 anni sono venuto a Roma, chi c'era l'anno scorso ricorderà che l'abbiamo eseguito in tutta una diversità di modi. Io invece a 9 anni sono venuto a Roma. Io invece a 9 anni sono venuto a Roma. Io invece a 9 anni sono venuto a Roma. Io invece a 9 anni sono venuto a Roma. E così via. E l'una o l'altra di queste scelte dipendono da fattori che sono inerenti in questo caso al contesto linguistico, o che lo erano almeno in quegli esempi che noi abbiamo considerato. Quindi anche questa è grammatica. Tutto quello che attiene al modo in cui noi parlando o scrivendo, ma principalmente parlando, teniamo conto del contesto linguistico, del contesto extralinguistico, cioè della situazione in cui comunichiamo, delle conoscenze che noi, io che parlo, ho sull'interlocutore e che penso che l'interlocutore abbia sul mondo in genere, su me e così via. Il modo complesso e articolato in cui io ne tengo conto parlando e il modo complesso e articolato in cui tutto questo interviene a strutturare la forma di quello che dico è grammatica. Tutto quello che fa riferimento a una categoria generale di registro linguistico, per cui tutti noi, almeno tutti noi parlanti nativi, sentendo un certo enunciato, potremmo dire se quella certa frase è stata pronunciata in una situazione di tipo prevalentemente familiare, se è stata pronunciata in un'aula di tribunale, se è stata pronunciata in un'aula universitaria e così via. Cioè tutte cose che hanno a che fare, o in un dibattito televisivo e così via, tutte cose che hanno a che fare col registro linguistico, anche queste sono grammatica. Tutto quello che ha a che fare in genere con il rapporto tra le persone che interagiscono comunicando, il rapporto tra locutori, quindi tutto quello che ha a che fare con ruoli sociali e atteggiamenti psicologici, cioè i modi, anche qui vari, articolati e complessi, in cui i ruoli istituzionali o non istituzionali, ma i ruoli sociali e gli atteggiamenti psicologici che le due o più persone che parlano hanno reciprocamente, interviene a strutturare la forma di quello che dicono. Un caso molto semplice: se io sono in macchina con Rita, che è una mia amica, e voglio sapere dov'è via Piave, domando a lei semplicemente dov'è via Piave, ma se lo voglio sapere da un passante, non basta dov'è via Piave, aggiungo generalmente scusi dov'è via Piave. Questo è grammatica, perché ognuno di noi intenderebbe in quel caso il mio rivolgermi al passante omettendo uno scusi o un per cortesia come un qualcosa che contravviene a delle regole di buona educazione. Quindi tutto quello che ha a che fare con delle regole culturali, genericamente, è grammatica, cioè è un qualcosa di convenzionale. Cioè in tutti quei casi in cui noi, ecco, ascoltando qualcosa che viene detto o leggendo qualcosa che è stato detto, possiamo dire per esempio: ma questo contravviene a una certa norma, non importa se è una norma morfosintattica o una norma di buona educazione, in tutti questi casi si ha grammatica, cioè si ha un'associazione sistematica tra un comportamento linguistico e un insieme di circostanze in cui quel comportamento linguistico ha avuto luogo, un insieme di fattori determinanti, cioè un insieme di fattori che hanno influenza sul comportamento linguistico stesso. E per esempio anche nella strada, lo scusi dov'è via Piave, io personalmente, non so se questo ha riscontro nelle vostre esperienze personali, però se io mi rivolgo a un vigile, io mi sono accorto che se io mi rivolgo a un vigile dico scusi dov'è via Piave, ma se mi rivolgo a un passante, in genere non dico così. Io dico qualcosa tipo scusi mi sa dire dove via Piave. E questo perché? Perché in qualche modo, va bene, sia il vigile che il passante non sono tenuti a darmi l'informazione, però il vigile in qualche modo è tenuto un po' più del passante, cioè è attinente alla sua funzione sociale, al suo ruolo sociale, quello di essere lì anche per dare delle informazioni. E quindi in qualche modo, se lui è il vigile della zona, deve avere l'informazione.
quando io non posso dare per scontato che l'altra persona possegga l'informazione, soprattutto quando non ha il ruolo di essere lì per fornirmela l'informazione, devo un pochino, come dire, complicare, mettere un po' più di per così dire, di olio nel modo in cui mi rivolgo a questa persona. E allora dico qualcosa come mi sa dire dov'è o saprebbe indicarmi dov'è e così via. E ancora, altri esempi. Il fatto che per esempio io in Italia posso chiedere un'informazione in questo modo. Io fermo una persona e dico, scusi, sto cercando il ristorante dall'Italia. Se traduco esattamente questa frase in inglese, e quindi traduco esattamente e chiedo l'informazione così, dall'inglese mi arriva una risposta del tipo, beh, continui a cercare e prima o poi la trova. Cioè, sembra che esista una regola conversazionale in base alla quale in inglese c'è un'istruzione del genere. Se devi chiedere un'informazione, fallo in modo esplicito. Cioè, se devi chiedere un'informazione, fallo attraverso una domanda, un enunciato interrogativo, un enunciato in cui tu esplicitamente chiedi l'informazione. Mentre in italiano io posso chiedere un'informazione in modo indiretto, cioè attraverso una frase dalla quale solo inferenzialmente si ricava la mia richiesta di informazione, perché se io dico scusi sto cercando il ristorante dal dettaglio, l'altro capisce che io dico questa frase per chiedere l'informazione, ma non la chiedo direttamente con questa frase. Questa è una cosiddetta frase di supporto, cioè io con questa frase creo le premesse per porre poi la domanda, però in italiano posso omettere di chiedere la domanda. Ora, dov'è la differenza fra comportamento di un italiano e quello di un inglese? Non è che l'inglese sia più scemo dell'italiano, cioè che non capisca che io dicendo quella frase voglio chiedere una domanda, è solo che trova la frase buffa, ridicola, incongrua, fuori di luogo, perché è una convenzione per lui culturalizzata che io chieda l'informazione attraverso una domanda esplicita, ed ecco perché mi risponde a quel modo. Quindi quello che sembrerebbe frutto di spontaneità, frutto di pura natura, io parlo così ma non ci sono regole, è un modo mio spontaneo di esprimermi, e no, in realtà ci sono convenzioni soggiacenti a dei comportamenti linguistici, e molto spesso noi non ce ne rendiamo conto se non quando confrontiamo contesti linguistici e culturali diversi, cioè attraverso confronti interlinguistici da lingua a lingua e interculturali, da cultura a cultura. Per esempio, fatto puramente lessicale, ma per noi italiani italofoni è ovvio che capace, la parola capace, è abbastanza ovvio che capace significa abile, significa bravo, significa anche ampio, capiente. Per un inglese, io ho cercato nel dizionario, ho chiesto anche ad anglofoni, un anglofono lo traduce in 7-8 modi diversi. E attenzione, perché in italiano noi possiamo trovare delle correlazioni sottili e un denominatore comune tra i vari sensi che noi attribuiamo alla parola capace, perché anche ampio in fondo possiamo ricondurlo a capace di contenere. E però non è altrettanto ovvio per un anglofono, quindi quello che è ovvio per noi non è ovvio per virtù di natura, è ovvio per virtù di convenzione. Il fatto qual è? Il fatto è che nell'universo delle cose che sono esprimibili, pensabili ed esprimibili, cioè nell'universo concettuale, c'è tutta una fittissima rete di interconnessioni fra tutti i concetti che possono essere pensati ed espressi. Quindi non c'è a priori una segmentazione che poi viene proiettata in parole. Ogni lingua impone le sue segmentazioni particolari ed è chiaro che all'interno di ogni segmentazione particolare che viene ritagliata si troveranno delle connessioni, cioè in tutti i sensi dell'italiano capace io trovo un filo sottile, ma è solo perché l'italiano ha determinato, ha stabilito che tutti quei sensi vadano raccolti sotto un'unica etichetta. Se avesse deciso altrimenti io troverei, cioè voglio dire che posso trovare alla fin fine un filo sottile che collega tutti i possibili accorpamenti e raggruppamenti diversi di sensi. Cioè tutto questo per dire che in realtà al di sotto di moltissime cose sotto alle quali noi crediamo che ci sia natura, in realtà c'è cultura, c'è convenzione. Che significa questo? È chiaro, dal punto di vista dell'apprendimento, del conoscere qualcosa d'altro, tutto quello che non è natura ma è convenzione va appreso, cioè non è istintivo,
e quindi deve essere imparato e quindi deve essere studiato. Ancora altri esempi, e questa è grammatica. È grammatica appunto perché è regolarità, è associazione sistematica ed è convenzione. Altri esempi, per esempio tutte le regole interazionali della conversazione che presiedono al cosiddetto avvicendamento dei turni, il prendere il turno, il proprio turno, quindi il parlare sull'altro e così via. E devo dire che è un caso tipicamente italiano, noi ce l'abbiamo avuto stamattina ascoltando la registrazione del siciliano, cioè Turi e Lilli che parlano della Sicilia, eccetera. Avete sentito quanta sovrapposizione c'è? Ecco, nel mondo anglosassone questo viene considerato mancanza d'educazione. Cioè un anglosassone rispetta i propri turni di avvicendamento. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che un anglosassone, per esempio in un contesto italiano, rischia di non parlare mai. Il che potrebbe anche non essere così pernicioso. Ma quello che è peggio è che rischia di dare l'impressione di non avere niente da dire, il che magari qualche volta non è nemmeno lontano davvero, però rischia di darlo un po' più frequentemente di quanto ciò non succeda. Un italofono in un contesto anglo-americano, anglosassone, dà l'impressione di essere maleducato, invadente e così via. E che cosa? E lo è. Non direi. Lo è relativamente agli altri. Naturalmente ognuno sta applicando le proprie convenzioni culturali, che sono anche convenzioni che regolano il comportamento linguistico. In questo caso non le parole che vengono dette, ma il quando parlare, il come prendere la parola e così via. Ma ognuno applicando le proprie convenzioni che a lui sembrano frutto di natura e universali e generalizzate e generalizzabili, fa qualcosa che agli occhi di un altro sembra inadeguato, oppure tale da contravvenire a qualche altra norma. E ancora, e questa è grammatica ovviamente, almeno dal mio punto di vista, a me piace presentare le cose in questo modo. Un'altra cosa, quella tecnica di autocorrezione di cui avevamo parlato brevemente l'anno scorso, l'avete anche molto brevemente sentita stamattina nel brano di Lilli e Turi. Cioè Turi a un certo momento dice: io ero fidanzato con lei, ma perché credevo che avesse 18 anni? No, credevo che avesse 18 anni. E invece poi scoprì, poi quando glielo chiesi mi disse che ce n'aveva 14, ho detto 14, eccetera. Lo so a memoria, se volete posso recitare in sequenza. Allora, questo secondo scoprì, che viene enunciato per correggere il primo, cioè che significa qui? Io ero fidanzato con lei, ma perché credevo che avesse un 18 anni, e invece poi scoprì, poi quando glielo chiesi, mi disse che ce n'aveva 14, significa non è vero che lo scoprì, è che glielo chiesi, perché se io dico che lo scoprì può significare, questo può implicare, può suggerire l'idea che lei me lo tenesse nascosto, invece glielo chiesi e lei me lo disse apertamente. Ecco, il secondo scoprì è fatto per correggere il primo. Questa tecnica di autocorrezione attuata mediante la ripetizione della stessa sequenza, in questo caso una singola parola, ma in altri casi sono più parole, cioè quelle coinvolte, quelle si vogliono cassare, si vogliono cancellare, su una tonalità più bassa, è una tecnica conversazionale che per esempio vale in italiano ma non vale in inglese. Altra cosa, e questa è grammatica, altra cosa, a me sembra questa cosa, io ripeto continuamente, questa è grammatica, mi ricorda un po' il Bruto e Cane. Esattamente, si manca Antonio, Bruto uomo d'onore. Ecco, per esempio il fatto che in italiano una domanda tipo vuoi da accendere, lei sta accendendo una sigaretta, io vedo che non ha da accendere, dico vuoi da accendere, non si risponde prego, come i germanofoni tendono a fare, ma grazie, per esempio, o sì, per favore, o qualcosa del genere, ma non prego. E i germanofoni estendono e generalizzano, perché per loro la parola che per noi, cioè il nostro prego, che in altri casi viene tradotto da bitte, loro lo riconvertono in italiano e generalizzano il prego. Non c'è nessuna naturalità o spontaneità in questo, sono convenzioni, quindi è grammatica. Il fatto anche che differenza fra italiano e tedesco. In italiano io posso accettare qualcosa che mi viene offerto semplicemente dicendo grazie. Vuoi un cioccolatino? Grazie.
Io più volte mi sono trovato con germanofoni, e in italiano questo grazie, a meno che non sia accompagnato da un gesto esplicito di diniego, viene interpretato come sì, grazie. E un tedesco mi dice, ma che, grazie sì o grazie no? Perché lui deve dire Yadda anche o Nein Danke. Ecco, il fatto che io in italiano possa rispondere, accettare dicendo semplicemente grazie, e che un tedesco non decodifica in questo stesso modo, è un fatto derivante da convenzione e quindi grammaticale. E infine, insomma, un episodio, una dozzina d'anni fa, qui a Roma, gli amministratori capitolini, dato che Roma stava diventando una città sempre più cosmopolita, vollero tradurre le scritte sugli autobus. Non so se ve lo ricordate. Vollero tradurre le scritte sugli autobus e affidarono il compito, ovviamente, come in questi casi si fa, a burocrati, ad amministratori, i quali evidentemente erano espertissimi in grammatica, secondo un'accezione tradizionale. Hanno tradotto, hanno dato una frase perfetta dal punto di vista morfosintattico. Erano assolutamente scadenti in grammatica dal punto di vista, io sto cercando di dire, e tradussero una frase come, in italiano era vietato salire senza il biglietto. La tradussero con una frase che non ricordo in inglese, ma la cosa fu riportata, ebbe larga eco sulla stampa, con una frase che in inglese, era una frase inglese, ma ad un orecchio nativo, era non si va avanti nella vita senza biglietto. Purtroppo a scuola avevano studiato tanta grammatica, però solo del primo tipo. Va bene, allora, ecco, allora, secondo me una corretta impostazione dovrebbe essere questa, cioè come definire la grammatica. Ecco, allora, la grammatica, il concetto di grammatica secondo me dovrebbe poggiare su due concetti base, quello di regolarità e quello di convenzione. Dovunque c'è regolarità e convenzione c'è grammatica. E allora, più in generale, io propongo questo: se indichiamo con il termine di determinanti gli elementi che sono linguisticamente pertinenti, cioè tutti gli elementi che intervengono a strutturare il comportamento linguistico. E quando dico comportamento linguistico non dico soltanto le parole che diciamo, ma come ci comportiamo linguisticamente, cioè anche quando attacchiamo a parlare, in che momento, in che modo, con che tono di voce, a che altezza, a che volume, il silenzio è un comportamento linguistico. Diceva Luigi stamattina anche, in fondo è impossibile non comunicare. In qualche caso potrebbe dire che è impossibile non dire niente, cioè anche il silenzio è comunicativo. Voglio dire che se una persona stabilisce per noi, per esempio, una buona regola dire salute, per esempio, no? Io immagino delle culture, o addirittura c'è una cultura concorrente in Italia che dice che invece è più educato non dire niente. Di non fare notare, sì, di non dire niente, di non sottolineare. Ecco, quel non sottolineare per alcune persone è educato ed è non educato il contrario, e viceversa per altre. Quindi in questo caso non c'è un'opposizione tra enunciati diversi, ma c'è un'opposizione tra un pieno e un vuoto, cioè tra un parlare e uno stare zitti, fra un silenzio e un prendere la parola. Allora, se indichiamo col termine determinanti tutti gli elementi, quindi ruoli sociali, atteggiamenti psicologici, contesto linguistico, contesto extralinguistico, conoscenze sul mondo che i partecipanti al dialogo hanno indipendentemente dal dialogo in atto e così via, cioè tutti gli elementi che sono linguisticamente pertinenti, che strutturano, intervengono, cooperano, concorrono a strutturare la forma di quello che diciamo, ecco, allora, la grammatica dovrebbe essere definita come il dominio delle correlazioni codificate, convenzionalizzate, sistematiche fra determinanti e comportamento linguistico. Quindi dovunque c'è una correlazione codificata, convenzionalizzata, sistematica, lì c'è grammatica. Allora, fatta questa premessa sul concetto di grammatica, ecco, io vorrei far vedere in alcuni casi come è possibile far grammatica, quanta grammatica si fa attraverso un testo e un'attività di ricostruzione di conversazione.
Io vi presento, almeno qui ho programmato, poi vediamo se non abbiamo tempo, quattro brani. Io ho insegnato con tutti e quattro questi brani e ho annotato, l'ultima volta che ho svolto l'attività con questi brani, ecco, quali punti grammaticali sono stati focalizzati, va bene? Di quali punti grammaticali si è trattato nello svolgimento di queste attività. Voi avete visto, tutti avete assistito a delle attività di ricostruzione di conversazione autentica ieri, simulata oggi, e avete visto che nel corso, nell'ambito dello svolgimento dell'attività, escono fuori tanti punti grammaticali. Va bene, allora, il primo, faccio sentire anche la cassetta e il brano rispondente. In questo caso si tratta di due persone che parlano. Ah, sono tutte e quattro, sono brani estratti da situazioni comunicative del tipo di quelle che Luigi vi ha presentato stamattina, cioè primi incontri, prime ore di conoscenza e di conversazione in un salotto a casa dell'uno o dell'altro. E qui si tratta di due donne, una è la A, trentenne circa, l'altra la B, 53enne. La 53enne racconta alla trentenne, ha già detto prima, che sta per sposarsi ed è la prima volta che lo fa. Parlano di questo matrimonio, del perché lo faccia adesso, non l'abbia fatto prima, delle resistenze che ha avuto prima, eccetera. L'altra persona a questo momento ha un'esperienza non felice del matrimonio, cioè è stata sposata, ma è separata già da alcuni anni in attesa di divorzio. Bene? Quindi la 53enne sta per sposarsi, sta per entrare in un matrimonio, l'altra esce dal matrimonio, o sta per uscirne. No, la 53enne si sposa. La 53enne si sposerà. La trentenne è separata in attesa di divorzio. Forse riconoscerete delle voci. Ovviamente, data l'autenticità dei testi che presento, ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti è puramente intenzionale. Eh sì, perché in effetti, cioè, a parte le occasioni o le conoscenze che possano convincere a fare un passo del genere, sì. Nel mio caso hanno giocato molto le pressioni familiari. Ah sì, Cioè, le pressioni familiari così, come posso dire, evidenti, così non evidenti, sì. Sotterranee, ecco. Che però sono quelli che volevano che tutti decidessi, quando si è arrivata una situazione di questo tipo, volevano legalizzarla e si esagerassi. E non avrebbero accettato o mi avrebbero fatto pesare molto, io allora non avevo la forza per sopportare una situazione di contrasto con la mia famiglia. Non mi avrebbero mai perdonato di non di andare a convivere. Cosa che secondo me. Ecco, come vedete il testo è un pochino variato rispetto all'originale, c'è qualche taglio. Sì, soltanto qualche cosa qui dall'ultima battuta di A e dalla penultima di B è stato tolto. Allora, ecco, vi dico che cosa è uscito fuori, quali punti grammaticali sono venuti sotto osservazione, si sono offerti all'osservazione l'ultima volta che io ho svolto questa attività. Va bene, allora, l'uso di giocare in questa accezione, cioè nel senso di essere determinante, svolgere un ruolo determinante, per cose nuove, cose che gli studenti hanno appreso. Quando dico cose nuove, ecco, qui non so se ne avete già parlato ieri, stamattina sarà uscito fuori in vari momenti, certe cose possono essere totalmente nuove, ma in molti casi non sono totalmente nuove. Cioè, alcuni studenti almeno già sanno qualcosa, in alcuni casi c'è un consolidamento di una conoscenza preesistente, in altri casi c'è un'acquisizione, un apprendimento di qualcosa di totalmente nuovo. Ecco, in ogni caso l'escursione da ciò che è totalmente conosciuto a ciò che è totalmente sconosciuto è una linea continua lungo la quale si possono occupare infinite posizioni intermedie. Quindi io qui indico i punti che sono entrati sotto osservazione, non dico che per tutti fossero totalmente nuovi, ma per la maggioranza lo erano, per altri erano solo in parte conosciuti o molto vagamente conosciuti.
Poi l'opposizione perfetto-imperfetto in questo punto, cioè l'ipotesi che mi è stata offerta qui all'inizio era, nel mio caso, giocavano molto, eccetera, o la corrispondente sul corrispondente verbo che mi hanno dato. Quindi questo è stato preso in esame, tutta la classe ha discusso dialetticamente, come voi sicuramente avete avuto modo di vedere in questi giorni, sull'opposizione perfetto-imperfetto. L'ordine delle parole ancora nel primo enunciato, e in particolare la posizione post-verbale del soggetto, qui le espressioni familiari del soggetto, e alla fine è un effetto della distribuzione dell'informazione data, l'informazione nuova all'interno dell'enunciato dato il contesto che precede. Poi questa espressione, a proposito, qui c'è quasi un aneddoto, sembra, se non l'avessi vissuto sembrerebbe una cosa da non credere. Sapete qual è stata la cosa più difficile da ripetere alla fine di questa conversazione? Questa è stata imparata a memoria, ripetuta con quelle tecniche che voi avete visto. Questo cioè le parole erano chiare, chiarissime. Il contorno melodico, i tratti prosodici, le pause giuste, l'intonazione, è una cosa che ha fatto impazzire tutti, cioè questa è stata la cosa più difficile di tutto. Questo ripeti? Ecco, già va abbastanza bene il ragazzo migliore è sotto la mia guida già da qualche tempo. Anche questo, l'uso di cioè in questo caso, che non ha funzione esplicativa qui, cioè non è il Presidente della Repubblica, cioè Francesco Cossiga, ma ha funzione di parziale rettifica, va bene? Cioè pressioni familiari significa non pressioni familiari grosse, consistenti, non così evidenti, eccetera eccetera. E fra l'altro qui è uscita fuori anche un interessante contrasto fra cioè e anzi, perché alcuni avevano proposto anzi. Anzi, pressioni familiari, che qui non va, in italiano è inappropriato, e sembrerebbe dovuto al fatto, non lo so, è una mia ipotesi, che sia cioè sia anzi, quindi tutte e due, possono essere usati in contesti di rettifica totale, cioè io posso dire sia anzi no, sia cioè no, siamo sette, anzi no otto, siamo sette, cioè no otto, però soltanto cioè può essere usato in questo caso di rettifica parziale, cioè in cui viene ripreso un elemento dal contesto precedente e viene aggiunto qualcosa che lo specifica e determina meglio. Ma comunque interessante, è uscito lì per lì, cioè qualcuno ha offerto anzi e noi abbiamo lavorato su questa opposizione anzi cioè. Poi questa espressione, come posso dire, questa tecnica conversazionale, sto cercando la parola, non la trovo, sto cercando il modo più opportuno per esprimere quello che ho in mente, prendo tempo e intanto continuo a cercare. Poi ancora, qui interessante una cosa. Questi studenti avevano generalizzato un po' la regola per cui quando c'è un non, bene, una frase, il nucleo su non, non Mario, Antonio, non lui, io, non quello, quell'altro. E invece qui il nucleo, in non evidenti, che forma unità, non è su non, ma è su evidenti. Per un fenomeno abbastanza frequente, cioè qui il non evidenti è come se fosse una parola sola, è come se fosse inevidenti, va bene? Ecco, questo è stato, quando siamo andati alla ricerca del nucleo, qui è venuto fuori questi diversi punti di vista e poi così via. Ancora, questa espressione, ecco, usata per ricevere, sottolineare qualcosa che ha detto l'interlocutore, come dire, ecco, è proprio quello che pensavo io, oppure io voglio aggiungere qualcosa dello stesso tipo, quindi questa tecnica di interazione. Ancora qui, sul sentivi, è uscita fuori l'opposizione perfetto-imperfetto, perché loro hanno detto a questo punto, beh, ma no, ma lì abbiamo detto hanno giocato, e perché qui non hai sentito? Hai sentito che volevano, in fondo stiamo parlando della stessa situazione, quindi ancora. Poi la cosiddetta concordanza, attrazione dei modi, concordanza dei tempi sul ti decidessi, quindi un tratto morfosintattico. Poi una cosa interessante qui. Cosa molto interessante. Allora, qui c'è un cosiddetto riferimento anaforico, cioè un riferimento a qualcosa che è stato precedentemente menzionato nel discorso con questa persona. Va bene?
Allora, con questa persona, se io chiedo, mi date una parafrasi con questa persona, immediatamente c'è con lui. Infatti, a livello, come si dice, denotativo, cioè a livello di riferimento, con lui e con questa persona sono perfettamente equivalenti. Però a livello, come si dice, anche connotativo, cioè delle suggestioni che esprime un'espressione piuttosto che un'altra, sono diversi. Perché se guardate bene, dire con questa persona rispetto a dire con lui esprime un maggior distacco, un maggior prendere le distanze. Cioè, se A fosse ancora felicemente sposata con il suo ex partner, non direbbe probabilmente con questa persona, direbbe con lui, con il mio ragazzo, con addirittura il nome, c'era ecco col nome, quindi con questa persona prendo un po' le distanze, anche se poi è perfettamente corretto, cioè non è spregiativo, non è apertamente spregiativo, però è di distanza, instaura una certa distanza. Quindi ecco, questo dire con questa persona come non equivalente a con lui. Poi ancora altre cose. Ah sì, vabbè, qui era la duplice costruzione di perdonare, no? Perdonare qualcuno, ma perdonare qualcosa a qualcuno. Quindi non mi avrebbero mai perdonato di andare a convivere con questa persona. Il fatto che una proposizione con funzione di oggetto diretto, una proposizione oggettiva, se viene introdotta da preposizione, questa preposizione è di, la prima offerta qui era stata a, non mi avrebbero mai perdonato a andare a convivere. Invece è sistematico il fatto che se c'è una preposizione, quella preposizione è di. E poi una cosa molto interessante riguardante il nucleo. Provate a leggerla questa frase, cercando, non so se vi ricordate com'è stata. Facciamo, Vittorio. L'ultima. E non mi avrebbero mai perdonato di andare a convivere con questa persona. E non mi avrebbero mai perdonato di andare a convivere con questa persona. La Vittoria l'ha messo perdonato su persona. Sì, allora ci sono due cose interessanti. Vabbè, la prima è meno interessante, cioè il fatto che a volte per l'assegnazione del nucleo fonologico ci sono i vincoli linguistici, lasciano filtrare più di una possibilità, la scelta quindi in un certo senso è soggettiva, anche se la scelta soggettiva sottolinea sfumature diverse, e va bene, però questa è una cosa che avviene abbastanza frequente. Ma c'è un'altra cosa molto interessante qui, che qui c'è un doppio nucleo, l'uno incassato nell'altro, a struttura gerarchica. Cioè lei dice, non mi avrebbero mai perdonato di andare a convivere con questa persona. Bene? Quindi c'è un nucleo più forte e più alto, non mi avrebbero mai perdonato poi di andare a convivere con questa persona. Ed è chiaro perché? Perché c'è una proposizione generale in cui lei vuol mettere l'accento sulla negazione, che non sarebbe stata mai perdonata. Però poi che cosa non sarebbe stato mai perdonato? Non l'andare a convivere con questa persona e non con un'altra, ma l'andare a convivere con questa persona, cioè convivere senza essere sposata. Ecco, questa struttura di doppio nucleo fonologico con però a incassamento, che riproduce la struttura sintattica, qui c'è una proposizione incassata in un'altra che costituisce l'oggetto diretto dell'altra sovraordinata, e il nucleo in quella sottordinata è incassato, per così dire, nel nucleo. Quindi c'è una struttura, un contorno melodico piuttosto particolare. Ritorneremo un po' più avanti su questa cosa. Ma questa è stata notata, è uscita appunto perché loro tendevano a fare come avete fatto voi, cioè e non mi avrebbero mai perdonato, o mai perdonato, va bene, però di andare a convivere con questa persona. Quindi abbiamo dovuto lavorare sul fatto che il nucleo era qui, il secondo nucleo, quello interno, e non qui. E credo che queste erano le cose uscite. Bene, passo alla seguente. Nella seguente parlano due giovani, persone giovani, credo trentenni, tutte e due, donna e uomo, e la donna sta raccontando un fatto piuttosto curioso. Lei si chiama Maddalena, però in realtà in famiglia veniva chiamata Leni, con questo diminutivo, e fatto ancora più curioso, se ne è accorta la prima volta che è andata a scuola da bambina. Lei non sapeva di avere un diminutivo, lei credeva che il suo nome integrale fosse Leni. Se ne è accorta perché la maestra le ha detto di fare un disegno e di mettere sopra il nome.
E lei ha scritto Leni, è tornata dalla maestra, la maestra guardando il registro ha detto ma Leni non c'è, non esiste, e lei è entrata in crisi per questo fatto e poi da lì ha scoperto e è tornata a casa. Faccio ascoltare il pezzo e contemporaneamente il punto dell'ascolto parte sempre da un pochino prima rispetto... Non esiste, come non esiste, mi chiamo io Leni, scusi. Lei andava a guardare il registro e ha detto no, tu non ti chiami Leni, ti chiami Maddalena. Crisi. Madonna, guarda, l'angoscia mortale. Comunque ma lì per lì non ho dato, non ho fatto vedere niente perché per non dare la vita alla messa, tutto vabbè. Vado al banco, cancello Leni e scrivo Anna, che è il nome di mia madre. Dico, mo se non esiste, rocco mia madre, è il massimo. Mia madre per fortuna esisteva, metti che pure mia madre si chiamava un diminutivo esterno, io mi suicidavo lì, sapevo chi ero, ti chiedo figlia alla fine. Poi sono tornata a casa e ho detto, mamma, ma dimmi la verità, io come mi chiamo? Insomma, allora mia madre mi ha spiegato questa storia. Va bene. Io ho fatto solo due modifiche in questo caso, ho cambiato il mo in adesso, perché effettivamente è dialettale, il manco l'ho lasciato perché viene dato almeno dai repertori lessicografici non come dialettalismo, come regionalismo, ma come tratto popolare. E quindi mi sembra del resto si dice manco per idea, anche in situazioni piuttosto. E poi va bene, qui c'era un so tornata, emendato in sono tornata. Beh, questo è molto interessante, qui le cose che sono uscite sono... Allora, qui sono due persone, come avete sentito, giovani tutte e due, entrate fin dall'inizio in grande confidenza, in grande rapporto, lei sta raccontando con molta vivacità e ci sono tante cose interessanti, lei qui sta narrando qualcosa. E, bene, intanto l'uso di certe, proprio a livello retorico, l'uso di certe figure retoriche, no? Per esempio questa, vediamo un po', ecco, dice adesso se non esiste manco mia madre è il massimo, invece esisteva, mia madre per fortuna esisteva, cioè attribuire l'esistenza non al nome ma alla madre, che è un caso di metonimia. Cioè, come quando dico vuoi un bicchierino? Ho bevuto due bicchieri, stasera ho bevuto tre bicchieri, ovviamente non ho bevuto il bicchiere, ho bevuto il contenuto. Quindi questa metonimia, nominare qualcosa con qualcos'altro che è contiguo, concettualmente o spazialmente e così via. Ma è molto interessante perché lei sposta il concetto d'esistenza dal nome alle persone. Ma è così psicologicamente perché lei sta appunto dicendo che il fatto di aver saputo che il suo nome non esisteva le ha creato proprio una crisi di identità. Quindi è quasi come se il fatto che non esistesse il nome dicesse a lei tu non esisti. Questo è molto interessante. Poi ce n'è un altro, ah vabbè, l'iperbole, mi suicidavo. Ecco, pensate per esempio se questa cosa venisse detta in tribunale, non so, fosse una deposizione giurata. In che modo assolutamente diverso verrebbe enunciata? No! Come? Non per, come verrebbe enunciata? Sì, come verrebbe enunciata, appunto. E... È una domanda come avrebbe enunciata? Sì, è una domanda retorica anche questa. Cioè, pensate a come? A come diversamente verrebbe enunciata? Oh, poi a livello specificamente linguistico, vabbè, l'uso del presente storico con funzione narrativa, vado al banco, cancello Leni e scrivo Anna, eccetera. Notate che alla fine invece ritorna al passato, eh? Poi sono tornata a casa, perché? Perché lì la pressione del racconto è più incalzante. È lì il centro del racconto e dopo è un po' un appendice, per così dire, qualcosa, ma l'impatto emotivo lei l'ha avuto a scuola, quindi è lì, perché la cosa viene rappresentata con questo presente storico. Poi altre cose uscite, anche quest'altra cosa che in fondo è una strategia discorsiva molto, molto ricorrente. Quando si racconta qualcosa, molto spesso si ricorre a questo espediente del falso discorso diretto, dello pseudo discorso diretto.
dico, adesso se non esiste manco mia madre è il massimo. Questa cosa lei non l'ha detta, non è che l'ha detta, tutta più l'ha pensata. Ecco, però è molto frequente, se analizziamo tutta una serie di narrazioni orali, vediamo che questa strategia è molto frequente. Cioè fingere che qualcosa, riportare qualcosa, anche qui per attribuire un connotato di maggiore vivacità, riportare un qualcosa come se fosse stata pronunciata, mentre non è stata realmente pronunciata. Poi ancora, a livello linguistico, cosa è stato, è uscito, è stato sotto osservazione, scusate un attimo. Ah sì, questa clausola proprio del colloquiale, il metti che pure mia madre. L'imperfetto con funzione, l'imperfetto che sostituisce sia il congiuntivo che il condizionale, con funzione ipotetica. Vi sarebbe metti che pure mia madre si fosse chiamata per un diminutivo strano, io mi sarei suicidata lì. Che è molto bello, no? No, dico, se io uso il condizionale e il congiuntivo stravolgo, stravolgo l'effetto in italiano. Sì, sì, non sapevo chi ero e chi ero figlia e così via. Va bene, queste sono quantomeno alcune dei punti che sono venuti fuori, forse i più interessanti. Ecco, ripeto, considerate se questa, questo racconto costituisce oggetto di una deposizione in tribunale, se la persona stesse raccontando la stessa cosa in tribunale, come diversamente la esprimerebbe. Terzo brano. Ah, io non lo so, non è successo. Possiamo fare l'esperimento. Mandiamo lei a deporre, ci inventiamo un modo. Lei esiste, eh? E... ce l'hai appena dimostrato. Velo? Appena dimostrato. Che esiste, credeva di non esistere, ma in realtà esiste. Il terzo brano lo conoscete, l'avete già sentito stamattina? No, però vabbè, fa sempre parte delle Fa sempre parte delle lee, è un altro centro, sì, tutta che non ha intenzione di spostarsi. Sì, sì. 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 Pratica. Cioè tu ti, cioè, cosa. Cioè gli ingressi com'è che rientrano nel tuo? Beh, perché io sono. Cioè no, se ti basta che è. No, lavoro nel campo della chimica, della spettroscopia in particolare, che così faccio quello che gli inglesi definiscono bene lo scientist. Però in italiano suona male, perché scienziato non si dice male. Specialmente per me. Ecco, qui quello che è uscito di interessante era quel, ovviamente quel modo di... cioè no. Di A, cioè no, se ti posso chiedere questa cosa. E anche qui la persona esprime cautela, e come dire, scusa se ho fatto un passo falso, però quella stessa cosa, stamattina si è discusso, no, su chi qui è in imbarazzo e chi no. Io direi chi è più dominante e chi è meno dominante. Sicuramente A è meno dominante di B in questo rapporto, e la minor dominanza esce anche dal modo di dire quella cosa, che potrebbe essere detta in altri modi. Cioè molto spesso anche un espediente per superare certi impacci momentanei è l'ironia. Io a quel punto potrei dire, cioè no, forse ho violato un segreto, e sarebbe molto più robusto, molto più sicuro. Stavo pensando stamattina, mentre Luigi lo presentava, che per esempio Maurizio Costanzo a quel punto lì avrebbe detto, cioè chiedere è legittimo, rispondere è cortesia. Che è un modo totalmente diverso, però in fondo per svolgere una funzione analoga. Poi ancora a livello linguistico il cioè, che abbiamo visto prima, il primo cioè. Cioè no, anzi no. Sì. Il com'è che rientra nel senso di come mai. E il beh di esitazione. E qui c'è un'altra cosa da dire, che a volte gli studenti, quando hanno intuito che io sto cercando una di queste espressioni, sapete che fanno? Sì, fanno cioè prendi tu, te le do tutte, una di quelle cose che vuoi. Io dico un'espressione per esprimere esitazione, ah è una di quelle, ba, be, bo, bu, eccetera, prenditelo, cioè quello che vuoi te lo prendi. E io in quei casi dico no, guardate che c'è una precisione
c'è una differenza così precisa tra be e ba, per esempio, come c'è fra tavolo e gatto. Beh, siamo nella stessa sfera di precisione. Poi anche questo no con cui B risponde, inizia la sua risposta, eccetera. E l'ultimo brano che vi presento, questo senza bisogno di commentarlo, vi chiedo soltanto di guardare la struttura del discorso, la struttura. E qui si tratta di una conversazione che abbiamo avuto io e un avvocato sardo, che mi racconta, io gli faccio dire alcune cose sulla sua, lui è un avvocato ma è stato amministratore delegato in vari, no ma non è quel pezzo, non è quello dell'anno scorso, la polpetta, non è quello, è un altro. Lui racconta alcune cose della Sardegna e della sua attività e così via, e guardate questo brano. Lei la sua attività l'ha svolta in Sardegna o anche fuori? L'ho svolta in Sardegna, ma per effetto di gli operatori che sono venuti da Milano. Ecco perché le dicevo. E essendo venuto a me, siccome è tutto preso in culo praticamente in Sardegna, una volta che la fonte da cui vengono queste iniziative si secca, automaticamente, non essendo su tradizione in Sardegna, tutto conseguenziale. Ma dico, se avesse arricchito in maniera tale da poter essere autonoma, almeno quello che si era fatto, che si è fatto 20 anni fa, che si è fatto 15 anni fa, avrebbe dato determinati frutti, se può rimanere rotta. Invece no, è tutto assistenziale, tutto a livello assistenziale, tutto. Invito solo a sottolineare la struttura più ciceroniana, la struttura sintattica più subordinata, più ipotattica. Vabbè, così, qui non ci soffermiamo molto. Allora, questi erano alcuni esempi. Io intendevo mostrarvi quanta grammatica viene messa a fuoco con questo tipo di attività di costruzione di conversazione. Ecco. Una cosa che vorrei fare adesso è sottolineare alcuni vantaggi che la ricostruzione di conversazione ha come attività di riflessione grammaticale rispetto ad altri tipi più tradizionali di o concorrenti o eccetera presentazione di lingua orale e quindi di riflessione grammaticale. Allora, c'è anzitutto un vantaggio generale, vantaggio che è quello, la ricostruzione di conversazione permette, ecco, nell'ambito di una stessa attività di spaziare sui diversi territori della grammatica, sulle diverse zone della grammatica. Quindi all'inizio, quando io ho fatto un po' quella panoramica sui diversi territori di che cosa è grammaticale, ecco, la ricostruzione di conversazione permette di spaziare sulle varie zone della grammatica anziché di concentrarsi atomisticamente su una sola zona, e mettere a fuoco un singolo elemento, o uno o anche più elementi, però sempre individualmente presi. All'interno di una ricostruzione di conversazione tutto è interconnesso. E questo qui, guardate, è un vantaggio non solo e non tanto quantitativo, cioè attraverso un'attività di questo tipo riusciamo a fare più cose, ma è un vantaggio soprattutto qualitativo. Perché? Ecco, perché intanto promuove una riflessione coordinata sulle varie zone della grammatica. Cioè permette di vedere come la grammatica è articolata in una varietà di settori diversi che però cooperano fra loro e interagiscono fra loro per determinare la forma di quello che diciamo, che non vivono ognuno in isolamento. Finché noi continuiamo a prenderli in considerazione uno alla volta e li vediamo in isolamento, non ne vediamo le interazioni. Con un'attività di questo tipo se ne vedono le interazioni. E poi, da un lato consente di superare quella concezione riduttiva della grammatica che vi dicevo prima, come cioè limitata unicamente alla morfosintassi, che sarebbe la morfosintassi l'unico dominio delle regolarità, mentre tutto il resto sarebbe forza spontanea della natura, improvvisazione, caos.
Quindi permette di superare questa visione dicotomica, per cui morfosintassi è regolarità e il resto è spontaneità. Ma al tempo stesso permette anche di superare una concezione riduttiva di irregolarità grammaticale come qualcosa di fisso, di inalterabile, di preordinato e precostituito una volta per tutte, come un paradigma che non si modifica più, cioè una concezione di norma grammaticale come norma tassativa, apodittica, rigida. E questo perché? Perché si prende contatto con atti linguistici concreti, con comportamenti linguistici concreti. Cioè si va a vedere in questa circostanza che cosa effettivamente hanno detto queste persone. E si vede anche in molti casi come molte regole siano veramente sfrangiate. Per esempio, non è che prende il congiuntivo. Sì, normalmente, non è che io sia proprio esperto di astronomia, però a volte c'è anche un uso concorrente e sempre più accentuato con l'indicativo. Non è che io sono, probabilmente molte grammatiche dicono no, è tassativo il congiuntivo. E ci sono molti casi come questo. Ecco, secondo me, sinteticamente, questo primo grosso vantaggio, che è il vantaggio fondamentale, questo tipo di attività permette di superare la dicotomia norma e uso e conciliarle insieme, integrarle insieme, norma e uso, e integrare anche le due grosse nozioni di creatività linguistica che hanno operato, le due più grosse insomma che hanno operato nel nostro secolo, cioè quella chomskiana, che è la creatività in base a regole, quindi è una creatività, io sono in grado di produrre e capire frasi che nessuno ha mai detto prima, però in base a schemi precostituiti, in base a regole. Bene? Quindi creatività secondo regole, e la nozione crociana di creatività, che è una creatività inventiva, innovativa. Va bene? Ecco, ancora secondo me, accanto all'integrazione e parallelamente all'integrazione fra norma e uso, c'è un'integrazione fra questi due tipi di fra queste due nozioni di creatività linguistica, creatività guidata da regole e creatività inventiva. E in fondo un po' quello che i semiologi indicano con la nozione di codice, esiste un codice, e poi di mettere in crisi il codice, cioè violare alcune cose che il codice prescrive. Ecco, il fatto che esista un codice non esclude che il codice possa essere messo in crisi. Ma dall'altra parte il fatto che il codice possa essere messo in crisi non esclude, anzi conferma che esiste un codice. E quindi vanno visti e integrati fra loro entrambi i versanti. E mettere in crisi il codice è quello, vabbè, che i formalisti russi dicevano, è quello che al massimo fanno al grado estremo i poeti, però è quello che tutti noi più o meno facciamo tutti i giorni, anche nel linguaggio quotidiano e nella conversazione quotidiana. Ricordo proprio nell'Avvocato, quel pezzo dell'anno scorso, lui inventa una parola, dice si autoschizzava, che in fondo è in base a dei composti, però, no? Una parola, e ci sono moltissimi esempi, forse questo non è neanche uno dei più casati. Allora, questo è il primo grosso vantaggio. Secondo vantaggio, ecco, da un'attività come la ricostruzione di conversazione emergono più elementi grammaticali di quanti l'insegnante ne possa programmare. Cioè, svolgendo questo, ecco, voi immaginate un insegnante che programma delle cose da insegnare e porta, esibisce le regole, oppure costruisce degli enunciati o dei testi che esemplificano quelle regole. A parte tutte le altre considerazioni didattiche, eccetera, quelli di cui io qui sto parlando sono vantaggi specificamente linguistici, non pedagogici, didattici, quelli li vedremo in altro momento, sono quelli specificamente linguistici. Ecco, da un'attività di questo tipo emergono proprio più elementi grammaticali di quanti l'insegnante ne possa programmare, o in base alla sua personale esperienza metalinguistica, cioè di riflessione sulla lingua, e in base anche ai testi di grammatica esistenti. E questo in parte perché l'unità di insegnamento è un testo autentico. Bene?
e non una regola o un enunciato costruito per esemplificare la regola o anche un mini testo, uno pseudo testo costruito appositamente, artificialmente per esemplificare la regola. Quindi in parte l'unità di insegnamento è un testo autentico, cioè è lingua autentica, e in parte perché proprio la natura dell'attività, l'obiettivo dell'attività è quella di ricostruire il testo, e quindi per ricostruirlo bisogna scomporlo, bisogna analizzarlo nelle parti componenti, nei suoi elementi componenti, e questo fa emergere un sacco di cose che noi non sapevamo prima. Io per esempio devo dirvi che quella ricostruzione di conversazione, la prima, quella del matrimonio, bene? Quella struttura di nuclei fonologici, quella struttura gerarchica di nuclei fonologici, io quella la prima volta l'ho analizzata 4-5 anni fa, ecco, è stata la prima volta in cui mi sono imbattuto in un caso di quel tipo. Non l'avevo trovato in nessuna delle pochissime grammatiche che trattano della fonologia, e non l'avevo io, non c'ero arrivato, l'ho trovata lì, l'ho incontrata nel preparare una lezione o nello svolgere una lezione. E poi il terzo vantaggio. Il terzo vantaggio è che è possibile fare in tema di grammatica affermazioni piuttosto precise e appropriate relativamente all'uso, alla selezione di elementi linguistici che sarebbero ben difficilmente trattabili in assoluto. E perché? Perché qui c'è un discorso generale. Molto spesso tutti noi ci saremmo imbattuti in grammatiche che danno delle regole di cui noi troviamo facilmente dei controesempi, no? E in realtà, nonostante gli studi grammaticali, ma le conoscenze grammaticali non sono molte, non sono molto, molto approfondite, ma in realtà c'è un problema di fondo, il problema di fondo è questo. E ecco, cosa significa definire? Cosa significa trovare esattamente, identificare esattamente l'uso di un elemento linguistico, quindi definire cos'è, a che serve, in che modo è usato un elemento linguistico. Ma in generale definire, cioè qualunque elemento viene definito rispetto ad altri elementi all'interno di un sistema, bene, all'interno di una classe, e definire un elemento significa in fin dei conti trovare l'insieme dei tratti necessari e sufficienti a distinguere quell'elemento da tutti gli altri elementi all'interno della stessa classe. Bene? Quindi, immaginiamo di avere, per esempio, un sistema di tempi verbali. Immaginiamo per semplicità a 5 voci, solo 5. 5 elementi, come se fossero 5 tempi verbali. A, B, C, D e D. Ecco. Definire in assoluto A significa trovare in tutti i casi possibili quali sono, quali sarebbero le differenze fra A e B, fra A e C, fra A e D, fra A e D. Cioè l'insieme dei tratti necessari e sufficienti a identificare in ogni possibile caso l'elemento A da tutti gli altri elementi concorrenti all'interno dello stesso sistema. È un'impresa ovviamente enorme, e di fatto fino ad oggi nessuno è riuscito a dare una descrizione esauriente, formale, cioè esplicita, algoritmica, tale da poter essere simulata sul computer, dell'uso dei tempi verbali. Ecco, cosa ci permette di fare un approccio del genere e un'attività del genere? Ci permette di fare una cosa che noi abbiamo intravisto prima, che io spero di potervi farvi vedere se trovo il foglio, per il quale mi accorderete qualche secondo. Ecco, in questo caso io vi ho detto che è emersa la contrapposizione fra hanno giocato e giocavano. Ecco, allora, in questo caso, cioè relativamente ad un singolo caso, e non all'universo dei possibili casi, è possibile dire perché hanno giocato e non giocavano? Fra l'altro, secondo voi giocavano? È corretto qui? È possibile? Non è possibile?
Pensateci un attimo. Giocavano, no, nel mio caso giocavano molto le pressioni familiari. Un altro senso, quale senso? Ah no, 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 lo stesso senso. Lei vuole attualizzare la cosa per me, non è concluso. Per te? È valido l'imperfetto, può andare. È valido? Sì. Nella stessa accensione? Per me no. Per te no, perché? Perché l'hanno giocato, esprime un distacco totale da quelle pressioni. Adesso lei non le sente più quelle pressioni. Giocavano significa che le aveva avute e tuttora sono presenti. No, lei è solo a qualità del discorso. Giocavano, si suppone continuità. Che significa continuità? Che giocano ancora adesso? No. No, è quello che vuole raccontare come se fosse lì. Questa scusa, Gladys, l'hai detto tu, ma la cosa non è assolutamente riferita a te, eh? Circolano più scemenze sull'imperfetto che su domine Dio. Questa è una delle infinite generalizzazioni, io mi sento infinite volte mi sento ripetere dagli studenti. Con l'imperfetto, forse tu l'hai studiato su qualche grammatica. Cioè mi dicono, con l'imperfetto la cosa dura ancora oggi. Ma provengono da tutto il mondo queste cose. Io non volevo dire questo che provengo. Dura ancora oggi. No, perfetto. No, anzi, io credo, sì? Io credo che avevo cominciato bene, però. Dunque, io credo che giocavano, vuol dire che hanno giocato per un certo periodo, poi sono finite per lei queste pressioni, invece sì. Hanno giocato finché lei poi non si è decisa a fare quello che voleva a casa sua. Secondo me cambia quello che vuole comunicare, nel senso che hanno giocato, vuole comunicare il risultato. Hanno giocato e allora mi sono sposata. Giocavano, forse vorrebbe raccontare di più quello che succedeva in quel momento. Continuità in quel momento, non perché io continuo. Ah, non continuità. No, perché quella è la cosa che mi sento ripetere sempre. No, ma non era la tua, vabbè. No. Isabella, parere da Isabella. Io sicuramente vedo un rapporto, hanno giocato e lei, cioè giocavano, non vorrebbe fosse un articolo del lei è troppo determinato per puntualizzarlo con un anno giocato che sembra una volta sola, anche se magari prolungata nel tempo, ma un po' conchiusa. Invece giocavano, ci metterei più un certe pressioni familiari, che allora dà l'idea di qualcosa, giocano un po' questo, un po' quello, ogni tanto, così, varie. Però appunto forse fuori tema, non lo so. Sì. Ma io credo che qui risulterebbe più chiaramente se noi avessimo tutta la conversazione, ovviamente, io ho il privilegio di averla, e in realtà, secondo me, la spiegazione più pertinente è quella che ha dato Margherita. Cioè, lei qui sta dicendo, cioè, ognuna delle due, a questo punto, è un'informazione supplementare, noi abbiamo ascoltato, ma soltanto pochissimo, avremmo dovuto ascoltare da 5 minuti prima. Loro stanno parlando di che cosa è stato determinante in ciascuno dei due casi, cioè A e B, per la rispettiva scelta. Cioè, nel caso di B per non essersi sposata e nel caso di A per essersi sposata. Ecco, che cosa ha determinato questo risultato? Che cosa ha influito maggiormente su questa decisione? Ecco allora che A dice, nel mio caso, hanno giocato molto le pressioni familiari, cioè sono state principalmente determinanti sulla mia scelta di matrimonio, sulla mia decisione di sposarmi, le pressioni familiari. Nel caso di B ci sono state altre cose. Io ho provato a costruire un piccolo testo alternativo in cui giocavano, per esempio, se A stesse parlando della stessa situazione, però in questi termini, in quel periodo la nostra situazione, cioè di mia e del mio ragazzo, era profondamente diversa. Lui era libero nelle sue decisioni, nel mio caso giocavano molto le pressioni familiari. Allora sì. Ecco, allora qui c'è un qualcosa che è distribuito nel tempo e visto come condizione. Quindi alla fin fine io credo si potrebbe anche dire che il giocavano vede, se io dico giocavo in questo caso, io vedo quella situazione come condizione,
e come condizione che si ripete nel tempo. In questo caso la vedo come un evento e lo vedo in blocco dall'inizio alla fine. Hanno giocato. Bene? Queste cose, questa è stata la causa. Noi qui non diremmo era la causa, è stata la causa. Va bene? Sì. Perché io mi sto riferendo a un evento ben determinato che è il mio matrimonio. Qual è stata la causa del mio matrimonio? È stata depressione familiare. Quindi diciamo, possiamo dire che è passato... Sì. Come devo dire, per me l'idea dell'imperfetto funzionava perché lei si calava in quel momento di passato, sì, e raccontava come se lo stesse vivendo, come devo dire, perché poi lo continua, lo riprende, cioè pressioni familiari, no, beh no, come posso dire? Sì, sì, sì. E lei no, questo racconto lo continua, capito? Come voglio dire? Sì, ma infatti lì lei non sta raccontando, proprio questo. Che lei non sta raccontando, sta dicendo qual è stata la causa della sua decisione. Cioè a quel punto del discorso il tema è: qual è stata la causa della tua decisione? È stata così, è della tua? Ecco, quindi esattamente, non si sta entrando all'interno della storia, si vede la storia dall'esterno e si dà una valutazione complessiva della storia. Va bene, in ogni caso io credo che con tutto quello che noi abbiamo detto, ci siamo tutti noi, chiunque di noi, si è avvicinato molto di più alla sostanza, in questo caso, dell'opposizione imperfetto-perfetto, che non parlandone in astratto, in generale, in assoluto. Se io vi chiedo qual è la differenza fra imperfetto, la differenza d'uso fra imperfetto e perfetto, e a tutt'oggi nessuno l'ha mai definita in assoluto. Ecco, il vantaggio di questo tipo di approccio, di questa attività, è quello di vedere in quella particolare, in quel contesto, in quella situazione, in quell'enunciato, all'interno di quel rapporto, all'interno di quello che vuole dire, ecco, va bene? Perché già se io esco un pochino e cambio, mantengo la stessa situazione, ma cambio quello che A voleva dire in quel momento, se lei sta facendo, se lei sta entrando all'interno del racconto, allora diventa giocabile. Ma siccome in quel momento lei sta facendo un bilancio conclusivo, allora hanno giocato, per cui in quel punto lì ecco che tutto l'insieme dei determinanti, quelli che io prima ho definito determinanti, seleziona il perfetto, seleziona il passato prossimo e non il perfetto. Allora, grammatica, vantaggi di questo approccio, di questa attività rispetto ad altre attività di presentazione della grammatica. Però, allora, questa è come una torta, no? Che va bene, però ogni torta ha le sue regole di preparazione. Bisogna sottostare a delle condizioni, in qualche modo rispettare delle condizioni. Ecco, e molto rapidamente, e poi ho terminato, molto rapidamente, sempre che io trovi il... No, è questo. Ecco, io vorrei specificare alcune, almeno, delle condizioni necessarie per la preparazione della torta e per la riuscita della torta, cioè alcune delle condizioni necessarie per far risultare veramente l'efficacia nella riflessione grammaticale della ricostruzione di conversazione e per ottenere questi vantaggi. Allora, prima condizione, ne ho indicate solo alcune, quelle che secondo me sono forse le più importanti. Prima condizione, specificare con cura quelli che io ho chiamato i determinanti, perché nella mia proposta di definizione di grammatica, io vedo la grammatica in questo modo, cioè abbiamo il comportamento linguistico e i determinanti che sono gli elementi linguisticamente pertinenti, cioè che concorrono a determinare il comportamento linguistico. La grammatica è qui, questa è la grammatica, è la correlazione fra i due. Allora, il testo che noi abbiamo lì, il testo in quanto tale, il testo in quanto superficie, è solo comportamento linguistico. Quindi se noi vogliamo studiare grammatica attraverso quel testo, dobbiamo porre in correlazione il comportamento linguistico con i determinanti. Quindi, chi sono queste due persone? Che rapporto c'è tra di loro? Che ruoli sociali hanno? Che atteggiamenti psicologici? In che situazione? Che cosa vogliono dire, che cosa hanno detto immediatamente prima. Il contesto linguistico è estremamente importante, l'abbiamo visto nell'ultimo caso, nella determinazione, nella selezione del tempo verbale. Quindi tutti questi sono i determinanti. Se io viaggio soltanto a livello di comportamento linguistico non sto studiando grammatica, sto soltanto muovendomi alla superficie della lingua. Quindi, prima condizione, specificare con cura i determinanti e porre in correlazione determinanti e tratti di comportamento linguistico.
Seconda condizione, non avere fretta di arrivare alla sequenza bersaglio. Cioè, come avete visto, noi presentiamo la situazione e chiediamo delle ipotesi allo studente. E lo studente fornisce una determinata ipotesi, che è qui, ipotesi dello studente. E noi dobbiamo arrivare qui, che è la nostra sequenza bersaglio, cioè è l'enunciato originale del testo. Ecco, attenzione, l'apprendimento è qui, è lungo questa linea. L'apprendimento è dall'ipotesi dello studente alla sequenza bersaglio. Quindi, quanto più affrettatamente io arrivo alla sequenza bersaglio, tanto più spreco occasione di apprendimento. E se il paragone mi è consentito, io paragonerei un arrivo eccessivamente affrettato alla sequenza bersaglio ad una eiaculazione precoce. Ecco, perché lo sapevi, avevamo parlato un'altra volta. È esattamente la stessa cosa, cioè significa sprecare un'occasione estremamente importante. Terzo punto, dialettizzare i vari passi. Cioè, che significa dialettizzare i vari passi? Significa che per ogni ipotesi che mi arriva dallo studente, io, insegnante, non la giudico immediatamente, non la spiego immediatamente, non spiego immediatamente la distanza che separa l'ipotesi dalla sequenza bersaglio, non dico nemmeno se è corretta o no, non dico nemmeno se è appropriata o no, rilancio la palla alla classe, dico ritorna, la proposta dalla classe viene riproposta alla classe stessa. Non è chiaro? Sì. E questa è una strategia di tipo dialettico che è una condizione estremamente importante, una condizione estremamente importante perché attiva la riflessione da parte dello studente. Se l'insegnante a prendere l'iniziativa della spiegazione, lo studente crede ciecamente all'insegnante. È chiaro, l'insegnante ha la verità, è parlante nativo o non lo è, ma comunque ne sa molto più di me, io prendo automaticamente e metto dentro. Se invece l'insegnante mi fa ritornare il problema, sono io che devo pronunciarmi, allora comincio a mettere in moto le mie conoscenze. E attenzione, questa strategia dialettica, anche quando arriva la frase o l'enunciato che si voleva, anche in presenza dell'enunciato originale, anche se uno studente imbrocca fin dalla prima volta, perché? Perché può aver imbroccato per caso. No. Cioè è ben possibile che nella prima frase qualcuno dica hanno giocato molto, ma no, ma non ha fatto una scelta veramente ponderata, ha tirato fuori la prima cosa che gli è venuta in mente. In molti casi a me è successo questo, appena io dico va bene, dico alla classe, un altro dice no, giocavano. Dico allora quale, hanno giocato o giocavano? La stessa persona che ha detto hanno giocato non se la sente di argomentare in favore della sua ipotesi e comincia a dubitare. Ecco, se io lì fossi saltato oltre, avrei sprecato una occasione molto importante di apprendimento. E poi quarta condizione che deriva un po' in certo senso dalle altre. Noi partiamo dall'ipotesi dello studente e dobbiamo arrivare alla sequenza bersaglio attraverso tutta una serie di passaggi intermedi. Bene, in ognuno di questi passaggi noi proponiamo un cambiamento o ci ripromettiamo di apportare un cambiamento. Bene, una condizione fondamentale è che vengano specificate le motivazioni di questo cambiamento. Cioè per ogni cambiamento che viene apportato o per ogni cambiamento che vogliamo ottenere dobbiamo esattamente specificare le condizioni, badando anche a distinguere fra i diversi tipi di condizioni, di motivazioni per il cambiamento. Ecco, io identifico quattro diversi tipi di motivazioni di cambiamento.
Un enunciato può essere non corretto, può essere difettoso per correttezza. Esempio, se nel primo enunciato, molto, molto banalmente, fosse nel mio caso ha giocato molto le pressioni familiari, questo sarebbe semplicemente non corretto. Poi, seconda categoria, appropriatezza. Ecco, immaginate se al posto del primo enunciato Cristina dicesse così, che dato il contesto, ho trovato degli altri enunciati grosso modo equivalenti. Pensate se A dicesse, vabbè ormai io sono... Nel mio caso hanno giocato molto le pressioni familiari. Immaginate quest'altra cosa che è più o meno equivalente. La causa determinante del matrimonio è stata costituita in ultima istanza dalle pressioni parentali. Ovviamente... Attenzione, perché l'enunciato è corretto, eh? È corretto, è solo inappropriato. Cioè tutti noi sentiamo che potremmo trovarlo probabilmente in un trattato, ma non qui, non per la persona, oppure anche una persona potrebbe esprimersi in questo modo, però. E anche A potrebbe dire un'altra cosa che è abbastanza equivalente: mi hanno rotto talmente i coglioni che alla fine ho dovuto scegliere. Che probabilmente la stessa persona ha detto in altre circostanze, ma sarebbe inappropriata al rapporto con quest'altra persona che lei conosce soltanto da mezz'ora e con cui fra l'altro c'è una differenza d'età. Lei sa che quest'altra persona ha visto è abbastanza borghese, altrimenti ci potrebbe anche essere, già dopo mezz'ora di chiacchierata potrebbe dire così. Quindi non pertinente del registro. Esattamente, quindi un difetto di appropriatezza. Poi, terza categoria di difettosità e quindi di necessità di trasformazione, ecco quello che in inglese viene detto, si fa riferimento a questo concetto come un enunciato non actually performed da un parlante nativo, cioè non effettivamente pronunciato, insomma una cosa che un parlante nativo non direbbe. Ecco, è corretta, è appropriata, ma un parlante nativo non la direbbe. Io per l'italiano uso in genere il termine di effettività, cioè questo enunciato non è effettivo, un parlante nativo non lo direbbe. Qui ho trovato un esempio, giudicate voi quanto sia appropriato il mio esempio. Allora, noi possiamo dire, per esempio, nel mio caso hanno... pesato. Un attimo. Ecco, nel mio caso hanno giocato un ruolo determinante le pressioni familiari. Va bene? Più o meno equivalente. E possiamo dire, nel mio caso hanno giocato molto, cioè usare giocare in senso assoluto, in modo assoluto. Possiamo anche dire, nel mio caso hanno esercitato un ruolo determinante le pressioni familiari, però non possiamo dire, nel mio caso hanno esercitato molto le pressioni familiari. È un problema di correttezza? Non direi. È un problema di appropriatezza? Non direi. È un problema del fatto che un parlante nativo non direbbe effettivamente così. Anche se da un punto di vista logico non c'è nessun motivo per cui non si può dire così. Quindi terza area, effettività. E quarta area, in questo tipo di attività, la semplice non corrispondenza all'originale. Cioè la non corrispondenza a quello che la persona che ha effettivamente detto. Per esempio la frase, l'enunciato, nel mio caso sono state molto determinanti le pressioni familiari, io direi che questo enunciato è perfettamente corretto, appropriato, effettivo, di fatto equivalente, lo proporrei quasi come un sinonimo assoluto, però non ha detto così. Ecco, bisogna fare molta attenzione a distinguere fra queste quattro aree nel momento in cui si va a proporre un cambiamento allo studente. Bisogna distinguere accuratamente se gli si sta dicendo di cambiare qualcosa perché non è corretto formalmente, perché non è appropriato, perché un parlante nativo non direbbe così, o perché quella persona non ha detto così. Bene, ricapitolando quello che io ho cercato di presentarvi, prima ho cercato di definire meglio che cosa io credo sia opportuno intendere con grammatica. Vi ho presentato alcuni esempi di ricostruzioni di conversazione come esempi di quanta grammatica esca da un'attività di ricostruzione di conversazione. Poi ho parlato di alcuni vantaggi nella riflessione grammaticale che la ricostruzione di conversazione
comporta rispetto ad altre attività di riflessione grammaticale, e da ultimo ho così delineato alcune delle condizioni più importanti che garantiscono questi vantaggi. Vi ringrazio.